Buongiorno a tutti, eccomi a voi con il mio quotidiano saluto, a voi che mi state guardando e ascoltando, e come sempre un particolare ricordo con l'affetto e nella preghiera alle persone che vi sono care. Il Vangelo di San Giovanni comincia dicendo che la luce splende nelle tenebre. Tutto questo verrà raccontato nell'arco dell'intero Vangelo. Basti un riferimento su tutti, quello dei miracoli, alle opere che Gesù ha compiuto, pensiamo alle guarigioni. Ricordiamoci quella di domenica scorsa, raccontataci nel Vangelo del cieco nato. Ci viene detto, ma di per sé noi lo sappiamo perché purtroppo lo sperimentiamo, che ci sono le tenebre. Fatta questa constatazione, diventiamo anche molto pratici e diciamo, le tenebre però diventano anche l'occasione affinché la luce possa manifestarsi. È vero che faremmo volentieri a meno delle tenebre e di tutto ciò che è male, ma purtroppo esiste il male. Facciamo almeno questa riflessione molto pratica che ci porti a dire: sì, diventa l'occasione perché la luce possa manifestarsi. Ed è quello che accade nel Vangelo di oggi. Siamo al capitolo settimo di San Giovanni, dove Gesù si trova tra i suoi conterranei. E tra questi alcuni di loro odiano Gesù, addirittura qualcuno pensa di ucciderlo perché secondo loro bestemmia. Loro conoscono, e hanno conoscenza dal punto di vista umano, sanno che Gesù viene da Nazareth, quindi conoscono quello che era il suo mestiere, pensano di sapere chi sia. E dato che la scrittura dice che quando verrà il Messia non si saprà da dove verrà e chi sia, allora concludono dicendo questo non può avere un'origine divina e quindi pensano di ucciderlo. Anche in questo caso, la cattiveria degli uomini può diventare occasione a Gesù per manifestare la sua divinità, la sua luminosità. Ma tutto quello che Gesù dice non viene comunque accolto, anzi, diventa il pretesto per trasformarlo in male. È quello che accade un po' anche nella prima lettura, che è tratta dal Libro della Sapienza, dove tutto ciò che viene proposto di buono, gli uomini cercano di farlo diventare un pretesto per trasformarlo in male. Ci sarebbe un'altra via di per sé di fronte a questa cattiveria umana, che a volte è anche nostra, e che sarebbe quella di lasciarsi attrarre dal bene, nel caso di Gesù, di lasciarsi attirare dalle sue proposte, dalla sua luminosità. Solo che a volte gli uomini, noi compresi, preferiscono scegliere la via più veloce, che è quella del denigrare, dello squalificare e del condannare. Potremmo chiedere una grazia oggi al Signore sulla scia di questa scrittura oggi propostaci dalla liturgia, che è quella di far sì che il Signore ci aiuti ad essere suoi imitatori, più che imitatori dei malvagi o della malvagità. Credo sia un suggerimento molto concreto. Basta guardare anche quello che accade nella comunicazione, l'aggressività che gira in questi giorni sui social, a livello politico, a livello di notizie. Signore, facci tuoi imitatori più che della malvagità. Buona giornata.